Buonasera a tutti, io vi ringrazio perché la partecipazione è abbastanza folta. Non vi nascondo che sono particolarmente emozionata, anche perché immodestamente Riccardo ha indicato Rita Giura come moderatore. Allora io ho dovuto un po' assimilare questa espressione, anche perché la parola moderatore, visto che non ho presunzione da questo punto di vista di essere il classico moderatore, ho detto oddio, devo moderare qualche rissa che si verifica lì all'interno della riunione, nonché ho avuto delle velate minacce da una persona che mi appartiene, che è giornalista, ha detto che farà una denuncia all'ordine dei giornalisti, quindi da questo punto di vista sono già abbastanza preparata. Quindi in realtà sono effettivamente come amica qui, perché quello che interessa, non abbiamo, almeno da parte mia, una semplice lettrice, non c'è questa presunzione di sviscerare un qualcosa che è ormai conclamato, di questo ne dobbiamo prendere atto tutti. Non c'è retorica e quindi non c'è nemmeno una motivazione di carattere storico oppure sociale di spiegazione. È un fatto conclamato ed esistente. È una situazione in cui ho due miei amici e quindi intanto è inutile presentarvi Riccardo Cristiano e Marco Marchese, nonché abbiamo la presenza dell'avvocato Giuseppe Felice, anche lui sostenitore e grande amico anche di Marco e Riccardo. Quindi prima di passare ad una conversazione che per quanto mi riguarda baderà un po' anche soprattutto l'aspetto emotivo e un po' di percorso di questo epilogo bellissimo, prima di questa conversazione passo la parola a Marco in veste di sposo o in veste di editore? Non abbiamo avuto la necessità di darci appuntamento per pubblicare il libro. Grazie e buonasera a tutti, benvenuto e benvenuti. Io guardando quelle immagini prima mi sono un po' emozionato, dico la verità, no? E poi vi racconto anche un piccolo retroscena, perché quando c'era Fernanda Gigliotti come sindaco che ha celebrato la nostra unione civile, era praticamente impeccabile con la fascia tricolore, però sappiate che 5 minuti prima dell'inizio della cerimonia questa fascia tricolore era sparita e non si trovava, no? E quindi c'è stato pure un po' un attimo di suspense, perché il sindaco senza la fascia, voglio dire, non avrebbe potuto nemmeno celebrare. E, che dirvi, io intervengo semplicemente in veste di editore, poi come si dice, casualmente sono anche il marito di Riccardo, e con questa curiosità che noi non abbiamo avuto la necessità di darci appuntamento per creare il libro, perché normalmente un autore, che ne so, scrive e poi dopo presenta il suo manoscritto ad un editore, quindi ci si fissa l'appuntamento, si va in casa editrice, si discute, eccetera, eccetera. Noi invece abbiamo fatto tutto quanto a casa, voglio dire, fra i fornelli di casa, il salotto, lo studio suo e lo studio mio. Beh, è venuta fuori quest'opera di cui sono molto contento. Io ho voluto fondare questa casa editrice e la nascita del libro sono stati un po' sogni nel cassetto che si sono aperti contemporaneamente, si sono incrociati, quindi tutto è nato così. Il libro fa parte della collana Diritti Umani, perché questa piccola casa editrice fondata qui nel comune di Cleto, di cui Giuseppe riveste il ruolo di vice sindaco nella comunità, ha due vocazioni. Questo libro ha inaugurato la collana Diritti Umani, per cui ci proponiamo in futuro di pubblicare altre opere in favore, appunto, no? che parlino dei diritti umani. E poi dopo l'altra vocazione che ho voluto dare alla casa editrice, su questo qui abbiamo in cantiere due progetti che usciranno fra la fine di giugno, fra la fine di maggio e i primi di giugno. E quindi una vocazione di valorizzazione del territorio. E una di queste due opere, peraltro, è un'opera di valorizzazione del territorio che comprende anche il territorio di Lamezia Terme, quindi c'è anche questo filo con questa città. Il libro, devo dire la verità, sta andando bene, si sta diffondendo bene. Noi abbiamo fatto una scelta, quello di
non darlo ancora alla grande distribuzione. È stata una scelta consapevole, lo stiamo promuovendo attraverso le presentazioni, attraverso il passaparola, e le risposte sono davvero positive, anche in termini di commenti che ci arrivano attraverso il web, attraverso recensioni, quelle che chiamo io recensioni qualificate, diciamo persone che sono un po' o del mestiere o vicino al mestiere, ne stanno arrivando tante di questo qui e di questo siamo molto contenti. E approfitto anche della presenza di Giuseppe Filice, che rappresenta la comunità di Cleto, che è il comune dove noi abbiamo deciso di andare a vivere, per dire, per parlare anche un po' e promuovere qui alla Mezze Terme anche questo borgo, perché è un borgo straordinario dove succedono tante cose che non succedono di frequente, ecco, che accadono naturalmente, però non molto spesso. Ci sono accadute per esempio due cose molto interessanti, no? La scorsa estate Riccardo ha organizzato un cineforum, però non era un cineforum con le proiezioni tipo un'estate al mare, no? Quelle cose un po' estive, no? Ha deciso di mettere insieme otto pellicole tutte su tematiche sociali, no? Qui si è affrontato il bullismo, la disabilità, insomma, tutti i temi, l'ambiente, insomma, tutti i temi abbastanza impegnative. E la comunità di Cleto ha risposto veramente in massa, perché in un borgo dove ci sono sì e no 900 persone residenti effettivi, voglio dire, noi nel corso di questo cineforum abbiamo avuto 70, 80, 90 presenze ad ogni proiezione, e questa è stata una cosa molto positiva. Però c'è un dato invece che a me è rimasto molto impresso, no? Riccardo ha scelto queste pellicole in libertà assoluta, come giusto che sia. Poi però ha avvertito l'esigenza di confrontarsi e si è confrontato con me su una pellicola in particolare, che è un film che reca il titolo Pride. Allora, questa è la storia, voglio dire, della comunità gay e lesbica londinese degli anni Ottanta, che si interrogò e ebbe l'intuizione di dire: ma noi per condurre le nostre iniziative, per incidere sulla società, da soli non riusciamo a farcela, no? Non ci riusciamo. Di conseguenza ebbero questa intuizione che noi dobbiamo dare qualcosa ad altre comunità per fare in modo che loro sposino anche quelle che sono le nostre ragioni, ad essere più forti, no? Incidere da questo punto di vista. In quel momento le politiche di Margaret Thatcher, no? Erano molto dure, soprattutto nei confronti dei minatori. I minatori erano in sciopero da circa un anno, e allora la comunità gay e lesbica decisero di raccogliere i fondi per i minatori. Questo per dirvi che, vabbè, poi la storia è andata avanti su tante traversie, la storia è finita abbastanza bene, perché poi i minatori parteciparono in massa al Gay Pride, va benissimo così. Ma questo per dire che cosa? Che la pellicola era esplicita e molto impegnativa, e noi ci siamo interrogati nel dire: ma che facciamo? La proiettiamo, forse c'è il rischio che poi le persone si alzano e se ne vanno. Alla fine abbiamo rischiato, no? Abbiamo detto: no, noi la proiettiamo lo stesso questa pellicola, se poi dopo è un flop non fa niente. Bene, Pride a Cleto è stata la pellicola che ha raggiunto la punta massima di partecipazione, 105 persone, contate da me uno per uno. E alla fine ci fu un fragoroso applauso, diciamo, per l'emozione che aveva dato, questo film. Quindi queste sono un po' le piccole cose che succedono a Cleto. E poi è successa anche un'altra cosa: il 24 di novembre è uscito fuori il libro, lo abbiamo naturalmente presentato a Cleto, ora abbiamo incominciato a fare dei consultivi, no? Perché tu ti devi confrontare. Cioè, il successo di un libro viene fuori se il libro viene diffuso, nel senso se c'è qualcuno se lo compra, perché se uno se si compra si legge, va da sé. Su Cleto, vi dicevo prima, 900, più o meno 900 residenti effettivi, quindi circa 300 famiglie. Noi a Cleto abbiamo venduto, e quindi a casa ci hanno 150 famiglie, hanno il libro di Riccardo. E questo ci ha, come dire, spiazzato da un certo punto di vista, no? Spiazzato perché non ce l'aspettavamo neanche noi, devo dire la verità.
Allora, sull'onda di tutto questo, e concludo il mio intervento, adesso mi metto proprio la giacchetta da editore, quindi quello che deve vendere i libri. Il senso dei libri naturalmente è quello di diffondere la cultura, no? E quindi, come vedete, c'è un banchetto proprio qui all'uscita, ci sono i libri, e anzi vorrei ringraziare la libreria Mondadori di qui di Lamezia Terme, che hanno il punto vendita su Corso Nicotera, che ci hanno dato una mano e hanno portato i libri. Chi non l'ha acquistato vi invito a farlo, perché in questo modo si diffonde la cultura, si diffonde la cultura del rispetto, quel salto di qualità in più rispetto alla cultura della tolleranza, che sembra una cosa positiva, invece ha tanti angoli e tanti spigoli negativi. Il salto di qualità nella nostra società si fa diffondendo la cultura, acquistando libri, facendoli leggere, e visto stasera ciò particolarmente alla faccia tosta, se il libro l'avete acquistato, acquistate un altro e lo regalate. Allora, io in questo caso voglio dare la parola all'avvocato, anche a lei chiedo, in veste di tecnico, in veste di amico, in veste di cittadino di Cleto, mi dica lei. Sì, grazie. Intanto grazie per l'invito, buonasera a tutti quanti voi. Io una cosa voglio sottolineare prima di dire qualcosa. Complimenti a chi gestisce questo luogo, perché è una, come dire, pulsione di cultura in un ambiente dove la criminalità si pone in un modo trasversale. Noi ripetiamo sempre, abbiamo sempre parlato con Marco, con Riccardo e in tantissime occasioni, dove c'è cultura, dove ci sono libri, si traccia meglio quella linea di demarcazione tra valore e disvalore, ed è uno strumento di prevenzione contro la criminalità, e questo lo stanno cominciando a capire anche i magistrati che sono in prima linea contro la criminalità, perché la funzione repressiva è importantissima, però è altrettanto importante la funzione preventiva che si fa appunto con la cultura. Io non avevo visto le immagini del vostro matrimonio e mi hanno fatto tornare indietro di oltre 30 anni. Io ero studente universitario nel 1988 e per la prima volta il professore di diritto costituzionale, in una lezione bellissima sui diritti inviolabili e poi successivamente sul diritto di famiglia, ci precisò, e lì non cogliemmo tanto la portata di quelle parole, perché poi l'abbiamo, come dire, la pregnanza l'abbiamo colta successivamente, ci disse che era il mese di marzo 1988, nel febbraio del 1988 era stata presentata per la prima volta nel Parlamento italiano un disegno di legge sulle unioni civili. Perché sono ritornato indietro di tanto? Perché poi, per poter un ufficiale di Stato civile pronunciare, quindi celebrare un atto di matrimonio, sono passati quasi 30 anni, e questo ci fa capire come i diritti civili siano, come dire, non hanno attraversato un periodo di grande splendore, ma sono stati, come dire, in un certo senso spesso mortificati. E questo ci dice anche un'altra cosa, che l'Italia, come sui diritti civili, gli italiani, noi abbiamo sempre dovuto lottare, e siamo partiti molto in ritardo rispetto ad altri paesi, come i paesi, per esempio, anglosassoni, che hanno saputo cogliere, tra le altre cose, quella praticità e quella pragmaticità del diritto romano, che noi forse non abbiamo saputo cogliere perché siamo bizantini. Quindi dicevo, sui diritti civili siamo partiti molto in ritardo. Basti pensare, per esempio, che fino all'inizio del secolo scorso in Italia esisteva lo ius corrigendi, che era quel diritto che l'uomo aveva sulla donna in determinate situazioni, aveva il diritto di poterla percuotere per correggerla a suo modo su determinati comportamenti che non condivideva. Quindi questa era una cosa, diciamo, che forse oggi si vede in alcuni paesi arabi. Basti pensare che fino al 1981 esisteva l'attenuante per l'omicidio d'onore. E quindi tutti questi fatti ci fanno effettivamente pensare che la vostra è stata una battaglia molto lunga e molto, diciamo, molto importante. Quindi su questo veramente complimenti, perché
emerge poi quel carattere, noi l'altra sera presentavamo un altro libro, quel carattere resiliente che abbiamo noi calabresi, perché poi Marco diceva una cosa pure bella, dice stanno accadendo tante cose nella comunità, però non dobbiamo dimenticare una cosa, che noi siamo i figli della Magna Grecia, quindi i greci hanno conquistato il mondo con la loro genialità, quindi siamo quelli che discendono dai greci. Grazie. Ci sono, sì. Allora, adesso facciamo una piccola conversazione con Riccardo. Sono pronto. Premetto che quando ci siamo incontrati con Riccardo, allora così ho detto, Riccardo, sarà una conversazione molto semplice, anche perché per come sono e come è imposto. E quindi lui mi fa la domanda, sì, va bene, ma tu l'hai letto? Come l'ho letto? Ho detto, lo devo leggere, altrimenti che domande ti faccio? A parte il fatto che è stato un libro molto scorrevole, e c'è una caratteristica che poi comunque non voglio preannunciare nulla di quello che può dire Riccardo. Ci sono molti luoghi e molti personaggi di Lamezia che hanno fatto un po' rivivere la mia adolescenza, e soprattutto alcuni personaggi che noi sappiamo che sono esistiti, fanno parte dei nostri ricordi, però quando ce lo ricordano ancora, per noi rappresentano un elemento, un incastro importante della nostra vita, no? Quindi il sapere che sono esistiti, che ci sono stati, hanno caratterizzato un po' i vari momenti. Da lettrice che cosa posso aver dedotto? A me è interessato, perché sempre c'è quell'aspetto un po' femminile, un po' così sentimentale, mi è interessato molto quello che è l'aspetto evolutivo, personale, psicologico, sensibile di Riccardo. E focalizzavo appunto l'attenzione su dei passaggi che erano poi fondamentalmente tre o quattro. Me li sono pure scritti, guarda. Ho preso un sacco di appunti. No, guarda, ho passato sono stato il giorno, studiato proprio. Sì, no, i post-it qua sono all'ordine del giorno. C'è il primo aspetto, tu mi darei conferma o smentita di quello che dico, perché chiaramente. Il primo aspetto di questo libro è l'inquietudine e la ricerca. È il primo passaggio. Il secondo che hanno caratterizzato nella tua vita sono stati gli incontri importanti, quelli che hanno un po', soprattutto sociali e politici, che hanno un po' iniziato la tua evoluzione e la tua ricerca. E il coming out, questa è una cosa che mi è rimasta particolarmente impressa, con differenziazione tra coming out e outing. Brava, hai studiato, questo è molto importante. Da questo punto di vista. Tant'è vero che mi sono pure esercitata nella pronuncia, ho detto faccio brutta figura, c'è qualche insegnante di inglese, per cui l'evoluzione, quindi di studio, di approfondimento. Premetto che Riccardo ha fatto un sacco di incontri anche con VIPs famosi, quindi lui è diventato un personaggio abbastanza importante. Quando mai? E poi questo epilogo sognato. Dimmi tu adesso la prima parte, che è quella fondamentale, questa che poi è quella che fa iniziare tutto questo tuo percorso, quello dell'inquietudine e della ricerca, una ricerca che viene dopo, però la prima parte è quella che è un po' caratterizzata e caratterizzante di molte persone che comunque non sviscerano una parte fondamentale della propria personalità. Beh, allora innanzitutto vi ringrazio per essere qui questa sera, numerosissimi, nella mia città natale, perché io bene o male sono nato a Nicastro, sono nato a Lamezia, poi mi sono trasferito a Cleto e sicuramente a Nicastro ho passato gran parte della mia infanzia, della mia adolescenza. E scoprirsi è stato un passaggio obbligato, perché quando sei un adolescente, quando sei un ragazzino, non ti poni tante domande, vivi con naturalezza ogni emozione, ogni esperienza. È il rapporto con gli adulti che ti blocca, perché cosa capita? Capita un po' a tutti, con il bullismo in generale. Quando sentiamo gli adulti parlare di certi discorsi, noi pensiamo che un discorso sia molto innocente. Quando ti piace una persona, non pensi che possa essere sbagliato.
amare qualcuno o comunque avere un'attrazione per qualcuno. Quindi quando iniziai a capire che per gli adulti il fatto di avere attrazione per una persona dello stesso sesso era sbagliato, avevo paura. La prima emozione che ho provato è stata la paura. Quindi tendevo a isolarmi, tendevo ad avere una doppia vita, tendevo a nascondermi, recitando la parte di quello che non ero. Quindi quando vedevo persone, e le ho scritte ad esempio nel libro, che erano apertamente gay, io nel libro ad esempio parlo di Sasà, che ho conosciuto, l'ho conosciuto anche in un contesto particolare, in una libreria, che adesso non c'è più, la libreria di Savina, la Saggio Libri. Lui mi salutò, mi fece l'occhiolino, io mi sentivo un imbarazzo semplicemente per il fatto che una persona gay potesse a mia volta farmi scoprire, perché questa era la mia paura. Pian piano ho capito che invece dovevo essere felice anch'io, ma prima di arrivare a quella famosa felicità di accettarsi, ne è passata di acqua sotto i ponti. Io sono contento che questa sera qui ci siano alcune persone speciali. Una è nel libro ed è in ultima fila, ed è Carmen, una persona per me fondamentale, importante. Ti puoi alzare se vuoi, ti puoi alzare, sei tu, sì. C'è un capitolo dedicato a Carmen. Carmen era la mia insegnante di lezioni private di francese ed è stata la prima persona in assoluto con cui io ho fatto coming out. La prima che non mi ha fatto sentire sbagliato, proprio quello che le sue parole furono proprio queste: tu non sei sbagliato, tu sei meraviglioso così, tu me l'hai detto con un modo veramente, io l'ho scritto nel libro, sia da madre che da amica, ma sembravi e avevi una forza che mi ha dato forza, quello che dovrebbe fare ogni insegnante, perché tu sei un insegnante e l'insegnamento che mi hai dato è stato proprio questo, quello di essere te stesso fino in fondo senza aver paure, perché la cosa più bella è quella che dobbiamo essere orgogliosi di essere noi stessi, indipendentemente dall'orientamento sessuale, indipendentemente dall'orientamento religioso, indipendentemente da ogni aspetto, perché noi siamo così meravigliosi, perché la natura ci ha voluto così e dobbiamo semplicemente cercare noi stessi, e il cammino ancora lungo e continuo. Quindi io ti ringrazio, io sono contento che sei qua stasera, per me è molto importante che tu sia qui stasera, quindi se sono qui oggi a poterlo raccontare è anche merito di tuo, Carmen, grazie. Il merito e il demerito di determinate, della, tra virgolette, situazione e il percorso che tu hai fatto, merito in questo caso Carmen, e il demerito per quanto riguarda anche l'approccio che qualcuno dall'esterno ha avuto nei tuoi confronti. Hai parlato anche di bullismo, però mi pare di aver capito che non lo hai subito in maniera abbastanza pesante. Comunque ti sei rapportato spesso in determinate situazioni con lo scautismo, sì. C'è il riferimento alla visita di leva e quindi l'approccio con la psicologa o psichiatra, in questo caso non lo so, un'altra psicologa, il riconoscimento meno. Quindi, così come tu hai incontrato Carmen, hai anche incontrato persone che non, sì, meritavano di avere la, sì, il tuo compiacimento, comunque la tua... Ma io sono sempre stato una testa dura, un testardo, quindi quando una persona mi si poneva davanti e voleva, tra virgolette, uso questo termine, sottomettere il mio pensiero, io ho sempre reagito, nel bene e nel male. Ho cercato di trovare sempre una soluzione. Nel capitolo dove parlo degli scout, lì devo ringraziare un altro ragazzo che si chiama Gregorio, che un po' come MacGyver mi dava dei suggerimenti, e quindi lì poi ho trovato delle soluzioni che adesso non vi racconto. Ma in ogni fase della mia vita dove mi sono dovuto rapportare con, ad esempio, visto che tu la richiamavi, io quando nel 99 andai dalla psicologa dell'ASL, dissi insomma che io avevo ero gay, cioè avevo attrazione per le persone dello stesso sesso, lei iniziò con: ah sì, sai, ci sono le terapie ormonali, puoi cambiare sesso. Io ho detto: no, guarda, io sono, mi piaccio così come sono, cioè non voglio cambiare sesso, quella è un'altra cosa, quella sono le persone trans.
no, ma guarda, io ho letto, ho studiato, io mi sono alzato e me ne sono andato. E lei era nel, che mi chiamava e mi diceva, ma dove stai andando? Sono uscito, sono andato via. E poi ho trovato persone, invece psicologi seri, che mi hanno ascoltato. Ho sempre reagito prendendomi cura di me stesso, anche quando ho affrontato momenti brutti, dove ho tentato il suicidio, come molti miei coetanei hanno fatto, e fortunatamente non ci sono riuscito, ma perché ti senti disperato, ti senti solo. La sensazione che tu hai quando, io parlo di 20 anni fa, però può essere anche adesso, di sentirti solo, di non avere nessuno con cui confrontarti. E devo ringraziare anche adesso, in questo periodo che per me è stato molto particolare, la vicinanza di persone che mi hanno fatto scoprire e riscoprire il significato dell'amicizia, un valore fondamentale, tanto quanto l'amore. Se per me nel libro la ricerca dell'amore è stata fondamentale, quindi trovare Marco, posso dire che in questo momento il valore dell'amicizia è un altro valore ancora più importante, perché si equivalgono. I sentimenti si equivalgono. Come esseri umani io penso che la sofferenza maggiore sia quando ci si sente proprio soli. Lo puoi vedere ad esempio quando si viene bullizzati, perché ci si sente soli, non ci si può rivolgere a nessuno. Lo si può vedere quando al lavoro ti escludono. Lo si può vedere anche in famiglia, quando in famiglia purtroppo si viene cacciati di casa perché l'orientamento sessuale non conviene ai genitori. Però quando tu sai di avere un amico o più amici che ti sostengono, allora hai quella forza dentro che ti spinge a volerti bene ed andare avanti. Io ci tengo, come ho fatto prima, a ringraziare Carmen, ci tengo anche a ringraziare altre persone che ho voluto mettere nelle dediche iniziali del libro, perché sono persone per me speciali, importanti, amici con la maiuscola. Uno è Luigi Serafino Gallo, che è lì, che è alzato, che per me è il mio migliore amico, una persona speciale. Poi Giuseppe, che è in fondo alla sala, anche lui una persona unica, grandiosa, è una persona con un cuore grande. Poi c'è Rita Gallo. Ho tanti galli nella mia vita, evidentemente è un destino, e ci sono tanti altri amici veramente unici, come Annalisa. Io l'ho conosciuta alle poste, e c'è stato pure lì un po' di attrito. Non posso parlare, mi sta facendo così, perché sennò poi dopo dovrei raccontare dei retroscena e farci le mie figure. Vabbè, comunque ho avuto la fortuna di incontrare sul mio cammino persone meravigliose. Quindi nasce tutto da questo, dal fidarsi. Il fatto del voler superare ogni fase della propria vita, anche come dire, la sofferenza che può venire dallo scoprirsi, nasce dal fidarsi degli altri, in famiglia come negli amici. E io ringrazio davvero l'universo, non so, c'è chi crede in Dio, ringrazio di avermi messo sulla strada persone uniche che mi fanno sentire amato, e poi quando sai che hai trovato l'amore, hai trovato l'amicizia, non mi manca niente. Siamo niente. Pure noi. Eh beh, indubbio, è reciproco. C'è questo accenno all'amore, no? La parola amore viene adottata in genere, alcuni, per esempio, si parla di amore tra persone, però l'amore, almeno per un mio pensiero, forse un po'. L'amore ha un senso lato, un senso più ampio. Poi nell'amore, io ci ho ravveduto anche nel tuo libro, un senso di spiritualità, no? Che poi si tramuta anche in alcune forme di partecipazione da parte di alcuni componenti. Per cui questa cosa che nel vederla sembra un po', diciamo, com'è possibile, lo sacerdote gli fa la benedizione, eccetera. Nello stesso tempo mi chiedo, Il tipo di rapporto che hai tu nei confronti della spiritualità, quindi della tua fede, eccetera, e che tipo di impatto hai avuto nei confronti di coloro che hanno dovuto, tra virgolette, riconoscere questo momento di amore
Guarda, io inizialmente ho avuto un rapporto un po' conflittuale, ti spiego perché. Provengo da una famiglia cattolica, quindi andavo in chiesa e poi quando, ripeto, sentivo commenti da parte del prete di turno, oppure non so, le dichiarazioni ufficiali della chiesa sulle persone che si amano dello stesso sesso, ovviamente mi sentivo come un emarginato. Però anche qui ho fatto degli incontri, ho incontrato persone come Don Franco Barbero, Padre Alberto Maggi e tanti altri, insomma, che mi hanno... Don Gallo, tante persone che mi hanno aperto gli occhi e mi hanno fatto capire che non c'è niente di sbagliato. Io nel libro racconto anche della disavventura, tra virgolette, che ho avuto con un prete che mi ha fatto fare la cresima. È divertente, diciamo, da un certo punto di vista, se non fosse poi dall'altra un po' umiliante. Io questa la racconto perché è importante. Ho voluto fare la cresima nel 2013, quindi ho fatto la preparazione, ho detto apertamente che avevo un compagno, quindi il prete sapeva che insomma ero in situazione di coppia. Lo sapevano anche le parrocchiane che stavano là, tant'è che leggevo in chiesa, facciamo la cresima. Qualche settimana dopo, siccome noi siamo stati intervistati in una trasmissione che si chiama Sconosciuti, su Rai 3, arriva alle orecchie del vescovo che si era celebrato un matrimonio noceratarinese, figurati. Insomma, mi chiama il prete allora di Noceratarinese e mi dice: Riccardo, il vescovo mi ha detto che avete celebrato un matrimonio Noceratarinese. Ho detto: ma quando mai, che in Italia non è nemmeno possibile? Ma no, perché avete detto questa cosa in trasmissione? Ho detto: ma l'avete vista la trasmissione? No, ve la faccio vedere io. Ho visto la trasmissione, mi dice: vabbè, però tu mi hai detto che stavate insieme da 5 anni, invece siete insieme da 13 anni. Ho detto: che differenza c'è? 5 anni, 13 anni? No, è una storia lunga, non va bene. Il vescovo sposterebbe una persona per molto meno, io non ti posso più dare la comunione. Vabbè, ne prendo atto, continuo ad andare lì per un po' di tempo, dopodiché decido di non andarci più e rifletto un po' sulla questione della comunione. E io nel libro ho scritto una cosa che bene o male mi ha fatto pensare. Quando Gesù Cristo fece l'ultima cena, disse: prendete e mangiatene tutti. Non disse tu sì, tu no, tu sì, tu no, tu sì, tu no. Non fece distinzione. Disse prendete e mangiatene tutti. Quindi era un rito, un gesto rivolto all'accoglienza di tutti. Quindi mi sono detto dentro di me: ma perché io devo sottostare a delle regole imposte da un essere umano nei confronti miei? Quindi a questo punto forse è meglio che vado per la mia strada. E a questo punto faccio quello che è alla fine un cammino mio personale, e ho deciso di non andare più in chiesa. Poi conobbi Don Fabio e Don Fabio mi fece capire che invece la spiritualità è qualcosa che abbraccia tutti, tant'è che ci volle dare la benedizione di sua spontanea volontà, non glielo chiesi io perché non volevo metterlo in situazioni particolari nei confronti della curia, eppure lui volle partecipare alla nostra unione civile, volle darci la benedizione, ci regalò la Bibbia di Gerusalemme. E così, diciamo, anche forse, chissà, lo Spirito Santo, non lo so, non mi pregio di dire questa cosa, scese su di noi quel giorno. Di certo quel giorno avevamo intorno a noi tanto di quell'amore, tanto di quell'amicizia, di tanto di quell'affetto, che sono certo, ne sono sicuro, qualcosa di universale o spirituale era vicino a noi. Quindi ringrazio questo. Entriamo un po' nel vivo. Nel vivo, perché dicevo che c'è questa fase di studio da parte tua, di ricerca, no? Questa fase di ricerca che ha acquistato libri, ha incontrato persone, ha partecipato a convegni. E nel leggere, praticamente, c'è questo famoso Pride. Questo Pride che molto spesso chi lo sente pensa che sia il cosiddetto fenomeno da baraccone, no? In cui c'è una situazione di
di eccentrica, di persone che vanno lì e fanno un po', posso usare la parola casino, sì, fanno un po' di casino, diciamo. Quindi con Riccardo si parlava anche di questo aspetto anche social, di evidenziare alcuni aspetti variopinti rispetto ad altri, che invece è il fenomeno che si verifica di persone che partecipano. E poi in seguito anche questi studi, la cosa poi strana che io ho visto qui attraverso il libro, il pensare che esiste anche una categorizzazione. Sì. Che non è un dover, non è una dover fare le categorie per segnalare o diversificare l'uno rispetto all'altro, ma perché nell'unità, nella uniformità e comunque nella naturalezza della situazione, ognuno è anche diverso dall'altro, come del resto lo siamo tutti quanti. E la categorizzazione che poi alcune volte provoca anche delle domande che sono di carattere comune, a cui tu anche rispondi. Sì. Sembra quasi tutta una conseguenza. Chi mi dice al riguardo? Allora, innanzitutto, se vogliamo iniziare dal primo punto, cioè il Pride, io la cosa che dico a tutti, specie a quelli che magari hanno dei preconcetti, è: ma ci sei mai stato? Prima di poter dire quello che è. È un po' come quando in televisione vediamo delle scene. Cioè, ovviamente la stampa, l'opinione pubblica fa più folklore inquadrare, non so, delle scene di donne oppure, non so, gente vestita in maniera particolare. Questo avviene nel carnevale di Rio, nessuno dice nulla. Poi il 90% delle persone che vanno a un Pride sono persone tranquillissime che sfilano normalmente vestite, ma pure che sfilassero in maniera colorata non ci sarebbe nulla di male, questo dico io. Io dico semplicemente che è una rivendicazione di diritti, che i diritti non sono acquisiti purtroppo, e questo me lo può anche confermare Giuseppe Filice, che è un avvocato, perché ancora oggi, pensiamo un po' alla recrudescenza del fenomeno della come dire, contro le persone ebree. Cioè, si parla di ancora nazismo, di neosocialismo, cioè si parla ancora in maniera negativa di razzismo, dell'altro, ok? Quindi è la stessa cosa, noi stiamo rivendicando e continueremo a rivendicare fino a quando ce ne sarà necessità un diritto all'esistenza, per dire io esisto. Il Pride non nasce per Puntiglio, il Pride nasce per ricordare i moti di Stonewall, che avvennero nello Stonewall Inn, che era un locale di New York, dove la polizia irrompeva perché delle persone gay, lesbiche, trans, si riunivano semplicemente per passare una serata in compagnia, nell'unico posto dove potevano andare, perché potevano sentirsi non discriminati. E venivano caricati sulle camionette, picchiati, incarcerati, e si veniva discriminati. Una sera decisero di ribellarsi, si ribellarono e fecero in modo di far barricare dentro il locale la polizia che li caricava, e loro erano fuori, e da allora nacque la prima rivolta, quella dello Stonewall, ed ecco perché noi ricordiamo ogni anno nel periodo di giugno-luglio i Pride. Sono delle rivendicazioni civili, non sono delle baracconate. Io invito chiunque ad andare a un Pride, a vedere le mamme, i bambini, le persone, non per forza gay, perché i Pride non sono delle persone gay, lesbiche, trans, sono di tutti. I Pride sono rivendicazioni di diritti. Come diceva prima Marco, nel raccontare il film, che è un film di una storia vera, della comunità LGBT londinese vicina ai minatori, noi dobbiamo unirci. L'Italia in generale è divisa perché ci sono tante idee negative, invece bisognerebbe pensare che se non ci uniamo tutti, non siamo noi a unirci, lo diceva Harvey Milk, non sei tu primo a scendere in piazza per difendere i diritti di qualcuno che in quel momento ne è privato. Quando poi toglieranno i tuoi di diritti, e in Italia stiamo vedendo che tanti diritti vengono tolti e lesi, pensi che qualcuno si farà avanti per te? Quindi io scenderò sempre in piazza, non solo per i diritti delle persone gay, lesbiche, bisex, trans, ma scenderò sempre in piazza per le persone disabili, per le donne, per le persone migranti, per le persone del sud, per le persone che reclameranno
una mancanza di un diritto, perché i diritti vanno estesi, non tolgono nulla a nessuno, e questa è la cosa principale. Dare la possibilità a una persona di contrarre unione civile non toglie niente a nessuno. C'era qualcuno che diceva che non c'erano le coperture per poter pagare le pensioni, ma se mi fossi sposato con una donna poi le coperture ci sarebbero state, no? Cioè, sono stupidate, per non dire altro. Ecco perché i diritti sono importanti. I diritti sono importanti, ma è importante difendere i diritti, perché una volta che si è acquisito un diritto non è mai acquisito fino a quando questo diritto non viene difeso e tutelato. E noi in Italia purtroppo spesso e volentieri vediamo che la terra viene erosa da sotto i piedi da persone che pensano di poter decidere per noi, e nessuno deve decidere per me. Questo è quello che io dico agli altri. Mi hai chiesto dell'acronimo LGBTQI asterisco, che sta per lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersex, e ce ne sarebbero altri perché c'è l'asterisco. Adesso io voglio fare una piccola premessa. Il fatto di avere un orientamento sessuale non mi identifica. Io spero un giorno che nessuno debba definirsi gay, ti piace una persona, ci stai, punto. Cioè, io non sono uno scrittore gay perché ho scritto un libro a tematica, diciamo, gay. Cioè, il prossimo libro non sarà nemmeno probabilmente a tematica gay, questo genere lo dico editore, il prossimo libro non lo scrivo gay. Quindi non mi piacciono le etichette, non mi sono mai piaciute. Il fatto di avere un orientamento sessuale è casuale, come è casuale il fatto di essere eterosessuale, punto. Ci identifica come comunità, questo è, diciamo, più facile, dovrebbe unirci, anche se molte volte ci divide, perché anche la comunità LGBT è divisa invece di essere unita. È come una persona disabile. Una persona viene definita disabile, in realtà per me è una persona, io non vado a vedere la disabilità, a me interessa se sia una persona intelligente, cioè capace di capire, con come dire, essere empatica. L'amore e l'amicizia non vanno a vedere che sesso sei, che orientamento sessuale hai, che religione hai. Se sei una persona intelligente, è la cultura di cui parliamo. Quindi l'acronimo serve solo per definire un orientamento, però in realtà alla fine si arriverà al punto, io penso, in un prossimo futuro, che non servirà nemmeno più. Cioè, siamo persone. Come persone abbiamo diritto a essere felici, lo ribadisco, con chiunque vogliamo, senza ledere la dignità di nessun altro. Per cui è un acronimo, l'ho fatto per facilitare le persone a capire meglio cosa voglia dire essere gay, lesbica, bisex, transgender, intersex, però spero che un domani se ne possa fare volentieri a meno e diventare, non tutti uguali, ecco, perché per esempio la parola uguaglianza è bella fino a un certo punto. Noi, mutuando quello che dice Marco, noi siamo vari, la bellezza è essere anche diversi, cioè la diversità nel senso proprio di avere delle idee diverse, di essere ognuno una persona con una propria personalità diversa. Quella è la cosa più bella del mondo. Cioè, quando dicono siete contro natura, ma è il contrario, cioè se esistete lo ha previsto la natura, cioè quale cosa più bella è la natura? Anzi, l'uomo purtroppo si arroga il diritto di violarla, la natura. E nemmeno la conosce. Quelli che sono contro natura sono quelli che distruggono l'ambiente, non certo i gay o comunque le persone, diciamo, che fanno parte della comunità LGBT. Quindi penso di aver risposto alla tua domanda. Se sei d'accordo, perché ci sono stati sicuramente i tuoi amici, l'avranno letto il libro, sennò che amici sono, giusto? Pare, no, perché sennò li interrogo. Li vuoi interrogare? No, o sono già scappati? No, ci sono. Prima di pensare, ecco, se qualcuno di voi vuole rivolgere una domanda a Riccardo, io ritorno un attimo indietro e penso sempre a questo aspetto emotivo, molto femminile, ragazzi, che vi devo dire. Penso che valga veramente la pena di pensare ad un altro aspetto, a quello della condivisione, della vicinanza di quelli che sono i componenti della propria famiglia. E mai come in questa circostanza io penso, anche rispetto a quello che ho letto, che un grazie debba essere detto anche da parte tua alla tua mamma. Sì, quello sicuramente. Che, poi leggerete, non vi voglio preannunciare niente, ha dimostrato di essere
molto all'altezza della situazione, anche a tuo papà che non c'è più, e perché questo aspetto credo che sia importante, è importantissima la vicinanza degli amici, per carità, anche la condivisione, il sapere che c'è una comunità intorno, ma questo aspetto è fondamentale anche per evitare tante di quelle ripercussioni a livello psichico di tanti ragazzi che noi sappiamo dalla cronaca, quindi un applauso va anche a loro, che dici? Posso dire una cosa? Voglio spiegare in breve questo passaggio, è scritto nel libro però lo voglio spiegare. Io ho avuto due fasi, cioè la fase in cui l'ho detto a mia mamma e mia mamma ha subito accettato il mio essere, e anzi mi ha pure sorpreso perché io l'ho scritto, però lo dico, quando gliel'ho detto avevo paura, non sapevo cosa fare, e poi mia mamma ha detto: mamma, sono gay, gli ho detto tutto qui, e io là mi sono detto: ma come, mi sto tribolando da anni, e poi e questa è stata la prima, quindi mia mamma ha dimostrato di essere genitore. Quando l'ho detto a mio padre, mio papà, giustamente, io dico, adesso col senno di poi lo capisco, non l'ha accettato subito, perché un genitore ha delle aspettative sui propri figli, e capisco che quando tu pensi di conoscere una persona, lui pensava di conoscere me, vuoi la sua felicità e non vuoi la sua sofferenza. Questa era la cosa che mio papà voleva, non mi voleva vedere soffrire. Quando dopo qualche anno mio papà ha visto anche la stabilità del rapporto con Marco, è stato ancora più bello, perché quella mancanza che ho subito, diciamo, nell'arco di un po' di anni, poi è diventata condivisione, perché poi si andava a mangiare insieme, si era tornati una famiglia, e io l'ho visto negli occhi di mio papà fino all'ultimo. Non soltanto quando il 27 maggio del 2017 abbiamo avuto vicino tutte le nostre famiglie, ed è stato veramente, veramente bello. Ma mio papà, che adesso purtroppo non c'è più, da pochi mesi, la cosa che mi ha detto qualche giorno prima dell'unione civile, questo non l'ho detto a nessuno, è stato proprio questo. Mi disse... io ti ho sempre voluto bene così come sei, non volevo vederti soffrire perché pensavo che avresti sofferto, invece mi rendo conto che hai trovato la persona giusta, e io sono tuo papà e rimarrò sempre tuo papà. E a me questo mi ha fatto pensare, perché mi ha fatto tornare indietro alla mia paura di doverglielo dire. Ecco perché dico che i genitori poi alla fine capiscono tutto, perché i genitori vogliono il bene dei figli, anche quando inizialmente sembra che non lo vogliano, in realtà non è così. In realtà i genitori amano così tanto i figli da non volerli destinare alla sofferenza, perché ti dicono sempre: sai, la società è quella che è, la società non capisce, poi invece la società capisce. Però se non ti fidi prima tu di tuo padre, di tua madre, e non gli dai una possibilità di essere genitori, allora il senso qual è? E quindi io sono contento e sono felice di aver avuto fino all'ultimo mio papà vicino, e di avere i miei genitori vicini. Ognuno ha fatto un suo percorso, ho anche mio fratello vicino, fortunatamente, che è un legame indistruttibile, indissolubile, ed è la cosa fondamentale. Infatti mio papà, una delle ultime cose che disse prima di venire a mancare fu: a parte voletevi bene, ma disse una cosa: fai del bene e scordati, fai del male e pensaci. Quindi io spero di poter fare del bene semplicemente dicendo alle persone: non siate soli, cercate di fidarvi degli altri, trovate un amico, trovate l'amore, cercatelo, ma cercatelo davvero. Cercarlo vuol dire non stancarsi mai, perché le cose arrivano quando meno te lo aspetti, ma soprattutto niente accade per caso. Non niente assolutamente accade per caso, tutto accade perché deve accadere. Mia cugina avrebbe detto, mia cugina che è in prima fila nel suo libro, tutto accade tenuto per mano. Ed è così, tutto accade tenuto per mano. E ho risposto alla vostra domanda, alla tua domanda. Da premettere che lui poi, chiaramente, c'è questo aspetto un po' simpatico e ironico. Ah già, vedi come non sono preparata, Marco.
parlavo così col microfono così in aria. C'è questo aspetto comico di Riccardo nei confronti di suo papà, perché il papà era avevi tutte quelle fidanzate, c'era, lui faceva le coperture lui, quindi si accompagnava da tante ragazze, per cui se c'è qualcuno che vuole rivolgere qualche domanda a Marco, sarebbe a Marco, anche a Marco volendo, e a Riccardo, se non c'è nessuno, senza timidezza, diciamo. Poi il microfono, vieni qui. Grazie. Questo è un bravissimo musicista, ragazzi. Lui sì, è un artista eccezionale. Buonasera. Senti, ti devo chiedere, non so se ne avete parlato, io sono arrivato adesso. Per quanto riguarda le adozioni, sì. Quali sono le tue perplessità, se ci sono? Guarda, io nel libro ne ho neanche parlato. Allora, per quanto riguarda, io parlo di omogenitorialità. Nel caso mio e di Marco, quando eravamo più giovani, perché ormai sai, io ho 40 anni, anzi ne ho 42, si era pensato, perché sai, penso che avere una famiglia con dei figli sia una cosa che vogliono in molti. Poi le nostre vite sono molto piene, abbiamo tanti interessi, e questo aspetto, diciamo, è andato via. Però io sono ovviamente favorevole, perché penso che, come dice Giuseppino La Delfa di Famiglia Arcobaleno, è l'amore che crea una famiglia. Cioè non esiste una persona che possa crescere meglio un'altra persona se non una persona che ama. Adesso, partendo da questo presupposto, si può essere d'accordo o non si può essere d'accordo. La cosa più importante, secondo me, è che una persona cresca circondato da affetto, da amore, perché quello che molti non capiscono è che, dice, ma sai, il bambino che cresce allevato da due persone dello stesso sesso può diventare gay. E allora io, che sono nato da due persone di sesso diverso, e sono gay? Cioè, non esiste un predominanza di orientamento sessuale che possa influenzare o meno l'orientamento di qualcun altro. Quindi io sono... io ho voluto fare una sorta di discorso un pochino più ampio. Quindi io sono assolutamente favorevole all'omogenitorialità per chi lo voglia fare, come sono favorevole, ripeto, all'adozione da parte anche dei single, perché, o anche da parte degli anziani, perché ci deve essere un limite di età. Piuttosto che una persona finisca in un orfanotrofio, sia da solo, meglio darla a due persone anziane, a una persona single. Anzi, bisognerebbe agevolare in Italia la questione delle leggi sulle adozioni, perché sono molto, molto ardimentose, a quanto ne so. Quindi, favorevolissimo per tutti. Questo volevo aggiungere una cosa. Avvocato? Sulle adozioni... che poi sostanzialmente di fatto diciamo che ci sono, noi comunque abbiamo un ordinamento che ancora sotto questo aspetto è molto molto indietro, però ci sono state alcune corti d'appello, tra cui quella di Bologna e quella di Palermo, e poi decisioni confermate anche dalla Corte di Cassazione, laddove per esempio una persona si separa, due coniugi si separano e i minori vengono affidati solitamente alla mamma, in questo caso, oppure vengono affidati all'altro coniuge, nel momento in cui uno dei due coniugi, si era posto il problema, va a convivere, o quindi va a rifarsi una vita con un'altra persona dello stesso sesso, si era posto il problema se i minori possono restare con quella persona. E in questo caso molti tribunali, alcuni tribunali in Italia, hanno deciso favorevolmente, perché quello che conta per il minore non è tanto stare con una persona con due persone di sesso diverso, quello che conta è l'educazione, e se quella determinata situazione, che può essere anche in un'altra qualsiasi famiglia, possa nuocere all'educazione, allo sviluppo, alla costruzione della loro personalità. Quindi sostanzialmente di fatto alcune situazioni di adozione, ecco, di fatto in Italia ci sono, diciamo, una legge che le vada a disciplinare, così come è stato per esempio per le unioni civili, dove c'è stata una battaglia di oltre 30 anni. Prego. Sì, vuole parlare. Anche quel signore, subito dopo lui. Sì. Scusi se non mi alzo, già faccio fatica ad alzarmi, quindi.
sia collaborativo con me e mi scusi. No, sono Maurizio Morriconi e ci tenevo solamente a precisare una situazione che viene puntualmente ignorata e addirittura restai scioccato quando trovai su Facebook un intervento nei confronti dell'omosessualità di un vescovo, non diciamo di qual città, che disse: ma l'omosessualità è contro natura. E che io mi rivolsi, cioè c'era scritto, e allora dico: caro vescovo, se la prenda con il Padre Eterno, perché molto semplicemente l'omosessualità è un fatto che troviamo nel nostro DNA, cioè o si è uomini, o cioè si è maschi o femmina, ma dipende da dove viene, cioè si può essere in un senso o nell'altro omosessuali o monosessuali, insomma, io non sono mai stato omosessuale, ma la maggior parte, tanti miei amici appartenevano a questa categoria e ho sempre molto apprezzato e stimato queste persone perché in realtà si ritrovano con un livello di comprensione superiore a quello che è la normalità. Perché? Perché fin da bambini, quando una persona si sente leggermente diversa rispetto agli altri, senza capire perché, comincia a chiedersi, farsi delle domande e porsi dei problemi. Per cui quello che ci terrei è che si diffondesse questa situazione, cioè ovvero che l'omosessualità, che non è solo una posizione, ma è qualcosa che viene espresso nel nostro DNA, nel DNA umano, e di conseguenza deve essere recepito, accettato a tutti i livelli, perché è un fatto di piena e assoluta natura. Solamente questo ci tengo, perché è un fatto veramente molto importante questo. Grazie. Prima della risposta posso? Io no, volevo fare, volevo precisare una cosa sul naturale e sull'innaturale, perché ci viene incontro l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci è venuto incontro circa una definizione scientifica che ha consegnato al mondo su che cos'è l'omosessualità, che è una cosa che ha fatto da 30 anni fa, cioè non l'altro ieri, 30 anni. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità è una delle poche istituzioni che ancora al giorno d'oggi non sono state messe in discussione. Possiamo dire che è una delle poche istituzioni che ancora sono riconosciute a livello universale per autorevolezza, per come posso dire, precisione. E allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità 30 anni fa ha consegnato al mondo una definizione di che cosa sono gli omosessuali e di che cos'è l'omosessualità. Quattro parole: variante naturale del comportamento umano, punto. Allora, con variante naturale ha risolto tutti i problemi che ancora oggi ci hanno tante persone su che cos'è naturale o non naturale, va bene? Poi, attenzione, ha scelto con precisione una parola fantastica, perché non ha scritto variante naturale della sessualità umana, altrimenti restavamo ancora nel novero delle scelte, come se l'orientamento sessuale si potesse scegliere, no? Riccardo prima ha detto una cosa precisa, no? Ci sono quelli che dicono, vabbè, non è naturale. Oppure quelli che pensano che un bambino che faccia parte di una famiglia omogenitoriale poi a sua volta possa diventare omosessuale. Non è assolutamente così. E allora, giusta la domanda tua, dici: ma io sono nato in una famiglia eterosessuale, allora perché sono omosessuale? Allora c'è un cortocircuito, no? Allora, ecco perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto variante naturale del comportamento umano, perché quando in scienza si parla di comportamento è alla stessa maniera come se parliamo proprio della caratteristica più intima del proprio essere. Quello che diceva il Signore prima, che lo attribuiva al DNA, però io penso che
lei voleva più riferirsi proprio alla caratteristica più intima di una persona, perché al giorno d'oggi, anzi dico per fortuna, non c'è il tratto dell'omosessualità nel DNA, quindi io sono sicuro che lei voleva riferirsi più a una caratteristica intima, altrimenti correremmo, se l'avessero trovata questa caratteristica, no? Poi c'erano quelli che avrebbero detto, ecco, allora questi sono difettosi. Eh? E allora poi dopo facciamo la selezione e quindi poi incominciamo pure, se fosse stabilito dal DNA l'omosessualità di una persona, allora poi dopo qualcuno si sarebbe pure inventato, voglio dire, una selezione, no? Magari un esame che potesse selezionarli all'origine. Volevo soltanto dirvi questo perché sembra quasi anacronistico che è stato necessario scrivere l'ennesimo libro che parla dell'orientamento sessuale, delle persone gay, lesbiche, transgender, queer, intersex, più ce ne sono e più ce ne mettiamo, quando da 30 anni il problema sarebbe stato risolto e noi purtroppo stiamo ancora qua. C'era qualcuno? Sì, se Rita mi dà il permesso faccio la valletta, io sono un cerebro di Sanremo, quindi no, faccio la salsina di Sanremo. E poi c'è pure. No, io le farò una domanda di stretta attualità, però prima di fare la domanda concedetemi di dire qualcosa sul libro, su Riccardo e su Marco. Innanzitutto ringrazio Riccardo e Marco, ci hanno regalato la loro storia, non soltanto vivendo ma anche decidendo di scriverla e quindi di farla rimanere impressa sulla carta per noi e per le generazioni future che avranno la fortuna di leggere il libro. Il libro l'ho letto quando ancora ero una bozza, per mia fortuna, quindi ho letto quasi un anno fa, in tempi non sospetti, quando ancora non si sapeva se sarebbe stato pubblicato. Quindi ho avuto la fortuna di già conoscere quello che è contenuto nel libro. Devo dire che è un bellissimo libro che vale la pena leggere, quindi vorrei consigliare a chi è presente questa sera di leggere, di spargere la voce, perché è un libro che arricchisce molto e ci dà conoscenza su un tema che, quando è oscuro, crea delle discriminazioni, delle differenze che non hanno ragione di esistere. Inoltre il libro ti arricchisce culturalmente perché è pieno di citazioni cinematografiche, musicali, cita dei libri, e appena ho letto ho avuto la necessità di rivedere tutti i film che cita, anche le canzoni, pure scoprire delle storie che non sapevo su questo tema. E poi perché no, perché di là me se lo consiglio, perché ci sono dei gustosi gossip su alcuni personaggi la metri che sono velati ma che si capisco e poi vabbè. Quindi questo è un altro invito a leggere, ma al di là di questo è un libro che può essere utile per chi vive la situazione di Riccardo o delle situazioni simili, perché è un libro che dà la forza di fare coming out, come ha fatto anche qualcuno qui, anche se ne è parlato poco, comunque dà la forza di fare coming out e dà la forza di capire proprio orientamento sessuale, la propria identità. Io leggendo il libro ho capito di appartenere a una delle lettere dell'acronimo e quindi all'AQ di queer. Ora non stiamo qui a spiegare tutta la teoria queer perché è un po' complicata, poi se Riccardo vuole dire qualcosa. Io leggendo questo libro
ho trovato la forza di riconoscermi qui e di dirlo apertamente questo mio orientamento. La teoria queer, quindi, la teoria che rifiuta tutte le distinzioni sessuali e quindi è un concetto che va al di là dell'essere uomo, donna, omosessuale, transessuale. Quindi mi affascina questo concetto proprio per questo, perché è includente ed esclude le differenze. Quindi voglio fare questa domanda di attualità. Io, come ho ammesso più volte, sono un grande amante della musica e con contentezza ascolto, scoprendo che la musica, anche nella musica italiana, si iniziano a vedere degli artisti e dei gruppi musicali che si dichiarano queer, che quindi vanno al di là delle identità. In questi giorni stiamo assistendo a Sanremo, quindi a Sanremo non so se ve ne siete accorti, ma io so che ci sono dei gruppi e degli artisti che sono dichiaratamente queer, perché ho visto delle loro interviste dove hanno dichiarato questo, quindi artisti come Achille Lauro, come Elettra Lamborghini, come Mischeta, come il gruppo da rappresentante di lista si dichiarano qui anche nei loro testi. Si percepisce che vanno al di là delle differenze, anche nelle loro performance. Non si capisce il loro orientamento sessuale, da come vestono, dal loro atteggiamento. Io dico che questa cosa è molto importante, ed è importante soprattutto in Italia, perché ci fa capire che la musica e la società sono più avanti delle leggi e delle norme che ci regolamentano. Quindi credo che andando avanti anche lo Stato dovrà adeguarsi alla società che è più avanti di lui. Quindi voglio chiedere a Riccardo innanzitutto cosa pensa di questi gruppi musicali, di questi artisti, se secondo lui possono contribuire a farci superare le distanze e le differenze. E poi un'altra cosa, una cosa che mi diverte, per esempio in questi giorni, è vedere il Festival di Sanremo e poi vedere il giorno dopo persone chiedersi ma chi le Mauro è gay, ma Mischeta gli piacciono gli uomini o le donne. Per esempio mi capita pure con persone che conosco, mi fanno questa domanda, dico che quelli, gli dico io, quelli sono artisti, sono al di là di tutto, al di sopra di tutto, sono tutto e non sono niente, sono superiori a tutte le classificazioni. Quindi questo penso che sia una cosa molto, molto importante nella società attuale, che genera odio. Mentre invece la prossima volta vieni tu al posto mio, perché vabbè, non mi chiamare più. Allora, per concludere voglio ringraziare ancora una volta Riccardo e Marco, anche per quello che hanno contribuito nella mia vita negli ultimi anni, perché c'è un rapporto che ci ha arricchito a vicenda, come è giusto che sia. Quindi invito tutti a leggere
il libro. Grazie. Le terranno tesoro e conto in tutto ciò. Allora, io parto già con la domanda di Sanremo. Io non guardo Sanremo. Mi dispiace, io faccio parte di quelli che non guardano Sanremo proprio perché non mi è mai piaciuto, almeno non negli ultimi anni Sanremo. Non, sono molto, purtroppo sì, io sono molto classico come gusti. Se ci fosse stato De André, non so, qualcun altro. No, comunque veramente, io non guardo Sanremo. Quello, non sarei, diciamo, una persona giusta a rispondere a questa domanda perché la parola giudicare non mi appartiene, mi posso fare un'idea. Se parliamo di artisti, ognuno ha la libertà di esprimersi, giustamente, si può esprimere come meglio crede, però per esempio paragonare Achille Lauro a David Bowie mi sembra un po' eccessivo. Qualcuno ha paragonato Achille Lauro a David Bowie, scusate, il Duca Bianco è imparagonabile ad Achille Lauro. Poi, magari fra una ventina d'anni, non lo so, addirittura quando nacque il fenomeno Achille Lauro lo paragonarono a Vasco Rossi pure. Ma guarda, io su questa domanda non ti rispondo, sai perché? Perché primo non guardo Sanremo, secondo non è un genere che ascolto, io ascolto un altro tipo di musica. Sono molto più, che ne so, grunge, mi piace molto più i Pink Floyd, oppure non so, ascolto un altro tipo di sound. Per esempio, a te piace il trap, a me il trap non piace, cioè, sono fatto così, cioè, ho le mie idee, diciamo, musicali. Pensa, io ascolto Bud Spencer e Terence Hill, le colonne sonore, quindi sono molto terra terra. Primo. Seconda cosa, tu hai detto che hai letto la bozza del mio libro, è vero. Però io, fortunatamente, poi ho aggiunto un paio di capitoli che tu non hai letto. Quindi dovresti leggere il capitolo 43, te lo consiglio, che è il capitolo conclusivo. Ed è un capitolo molto illuminante, perché ti fa capire tante cose, Antonio, tante cose. Perché è importante, io veramente, l'ho detto forse pure prima, lo volevo concludere con il 27 maggio del 2017. Il capitolo è il mio grosso matrimonio calabrese, l'avrei concluso così. Poi le vicende della vita mi hanno portato a rivalutare tante cose, gli amici, la vita, e questo mi ha fatto scrivere il capitolo 43, dove ho trovato il mio pastore errante. Quindi posso dirti, leggiti il capitolo 43, perché quella era solo una bozza, e come le cose vanno fatte prima in bella, in brutto e poi in bella, adesso questa è la bella copia del lavoro completo. Per quanto riguarda quello che hai detto tu, per esempio, del libro, che è un contributo, io spero sempre che sia un contributo. Io questo libro lo regalerei e lo regalo alle scuole. Se mai una scuola mi facesse richiesta di questo libro, io glielo regalo per la biblioteca di ogni scuola. Sono disposto a spedirlo in tutta Italia, gratuitamente. Glielo spedisco io, a spese mie. Quindi se questo può essere un contributo per un ragazzo, adolescente o non lo so, chiunque lo voglia, questo libro è a disposizione, lo regalo. Ok, questa è la prima cosa. Poi ti ringrazio anche sul fatto che tu dici del rapporto mio di Marco, che l'esperienza fatta insieme, nel confrontarci. Però ricordati sempre che il rapporto va continuato, cioè, perché uno si ci confronta, non basta soltanto il confrontarsi, basta il condividere le cose insieme, bisogna continuare a vivere e condividere le cose insieme. Quindi io penso che è giusto confrontarsi come stiamo facendo questa sera, che è una cosa bellissima, ma come nella vita, non ci si può solo confrontare e condividere un momento e poi scomparire dalla faccia della terra. Bisogna proseguire questo messaggio, quindi questo libro, come i rapporti umani, non finiranno qua. Quindi chi, diciamo, ha avuto la possibilità di leggere questo libro, chi ha avuto la possibilità, diciamo, di conoscere me e Marco, sa benissimo che andiamo avanti malgrado tutto, e fortunatamente avendo trovato persone che sono meravigliose, veramente meravigliose. Quindi io sono contento di poter presentare questo libro qua alla mensa, proprio perché mi dà l'opportunità di essere ancora di più vicino non solo alla comunità LGBT, ma a tutte le persone che ci sostengono da sempre. Spero di aver risposto alle tue domande. Ce la farò ad alzarmi, sì.
Prego. Antonio mi ha bruciato alcune cose che volevo dire, e quindi non mi sorprende perché abbiamo una sintonia di sentire su tante cose. Vi chiedo scusa per le spalle. Io non devo fare una domanda, ma devo ringraziare, devo ringraziarvi tutti e due, perché in questi anni in Italia, in generale nel mondo, sono stati fatti molti passi in avanti sul tema del rapporto con l'omosessualità, ma ancora c'è moltissimo lavoro da fare. Ci sono situazioni difficili, ci sono, come diceva Antonio, vicende familiari dolorose. Io ne sono testimone diretto per alcune persone che sono a me molto vicine, un giovanissimo mio amico ha deciso di andarsene fuori perché non ha resistito, e vive adesso negli Stati Uniti da 8 mesi perché non ha resistito ad una condizione familiare di incomprensione rispetto a determinate situazioni. Quindi il ringraziamento, perché il libro ha, rispetto alla discussione che si può fare su questi temi, ha una cosa in più, che è il valore della testimonianza. Io ho letto alcune pagine prima, non ho letto tutto, sono state, me ne è capitata qualcuna molto forte, devo dire, e il valore della testimonianza significa che quando uno ascolta e riflette sulle vicende, su che cosa significa il rapporto, in generale le vicende umane, non solo questa, ha una visuale diversa. Riesce a capire meglio la sofferenza che si affronta, riesce a capire meglio determinate problematiche e apre squarci di riflessioni anche nei confronti di chi magari si approccia a questi temi in termini molto superficiali. Quindi il lavoro che voi fate, dai ragione tu sul discorso delle scuole, io mi auguro che sia letto il più possibile. Noi quando lo facciamo, quando scriviamo, quando facciamo qualche cosa, chiaro che non pretendiamo di cambiare il mondo, però diamo un contributo. Il vostro contributo è un contributo di civiltà, perché c'è ancora moltissimo lavoro da fare. Avete avuto coraggio, avete passato momenti di sofferenza, avete raggiunto una consapevolezza, e spero che questo lavoro serva intanto ad aprire la mente di tante persone, perché, caro, tu lo sai meglio di me, bazzichiamo sulle questioni sulla rete, quando leggiamo alcuni commenti io rimango ancora basito, cioè io a volte dico, ma come fa la mente umana a partorire talmente tanta cattiveria su alcuni temi, tra cui questo. Quindi il lavoro ancora da fare è molto, voi avete buttato una pietra nello stagno che può aiutare tantissime persone, ma che soprattutto spero, come dicevo prima, aiuti ad aprire la mente a tanta gente che ancora ce l'ha chiusa, perché purtroppo ancora abbiamo tante persone con la mente chiusa. Quindi il mio è un ringraziamento e un augurio di buona fortuna per le sorti del libro, perché la fortuna delle sorti del libro significa la fortuna, significa un pochino più di civiltà in questa fase storica in cui ce n'è veramente tanto bisogno. Grazie. Grazie. Allora, io sto in piedi in questo giro, sì. Intanto, se non c'è nessun altro che vuole fare una domanda, prima di concludere, intanto volevo leggere un pezzettino di una cosa, giusto perché penso che sia il finale migliore per quanto riguarda. Vabbè, svelo soltanto poche righe del tuo libro. Sei autorizzata, puoi svelare. Grazie. E prima di leggere, volevo ringraziare te, Marco, personalmente, perché e il fatto di essere di amica e soprattutto di avermi permesso di essere con voi stasera è veramente mi onora da tanti punti di vista. Ringrazio anche l'avvocato, che so che con voi è sempre molto solidale, sempre molto presente. Ringrazio tutti che sono venuti. Leggo questa cosa che mi ha colpito molto. Mi riscopro innamorato dell'idea che ci si possa sempre rialzare, reinventare, stupire, per un tramonto sul mare o un cielo stellato in alta montagna. Nel mio disordine mentale, nel caos creativo, dove come magma la mia eternità partorisce continuamente speranza, non posso fermarmi, ripeto a me stesso. C'è qualcosa che mi aspetta, qualcosa che devo ancora fare e capire. Siate tutto ciò che desiderate per voi stessi, siate il cambiamento, del vostro piccolo centimetro di vita, dove tra
una ballata triste e una tarantella allegra, cercherete le parole che nessuno vi ha ancora detto. Non pensate che sia impossibile, non pensatelo mai. Elevate la vostra coscienza oltre la prigione del corpo e innalzatevi all'immenso. Il resto arriverà, anzi, è già dinanzi a voi. Grazie. Grazie. Io non so, non posso dire altro, basta. Cioè, effettivamente io ringrazio te, ringrazio il chiostro di San Domenico, perché è un luogo bellissimo, è un luogo che ti fa sentire a casa, uno dei pochi luoghi a Lamezia disponibili per poter parlare di, non tanto di cultura, per poter parlare, per poter dialogare, per potersi incontrare. Ce ne vorrebbero tanti di più come chiostri qua a Lamezia, a San Biase, a Santo Fenio. Ringrazio tutti quelli che sono venuti qua a starmi vicino. Mi siete stati vicino all'inizio, durante e anche adesso. Quindi la strada non finisce qui. Chi ha letto il libro lo sa che non è finita, anzi è giusto che continui. Portate a casa questo pensiero, cioè il fatto che qualunque persona voi conosciate ha una storia da raccontare, che non è per forza una storia LGBT. Ascoltatela, ascoltatelo, ascoltiamoci, la cosa più importante. E cerchiamo di rimanere uniti per quello che possiamo, malgrado o per fortuna le nostre differenze. Ok? Grazie.